I partigiani di marzo presero le spie di Monte, presunte spie di Montesciano. Sì. Maresciallo Ranieri, Montefoio. maresciallo di Montesciano, il paese di Ah, Montesciano, quelli, era di perché sul Montesciano. Monte Oio Sì. è lì a tre passi a Ho capito, ah, Montesciano, quindi no? ho capito. Presero il maresciallo Ranieri, il maresciallo forestale, l'avvocato con tre figlioli, l'incaricato della Maremmana, della Val d'Arno, Maremmana Sì. Laguale, e Ah, quelli dell'elettricità, quindi. sì, era caricato locale del paese, insomma. E io ho conosciuto il figlio, era morto parecchio. Si sono avanti, è un bravo ragazzo. Ah, sì, eh. No, no, fascista nera. E le portarono al cimitero di Scalvaia, presso a Po dove fecero l'eccidio, più là. E le fucilarono e poi ci misero un cartello a un cipresso e iniziata la vendetta a Montevoglio. Poi parole buone. E il cognome in Maceravedia faceva Campanile, Campanile. E questi erano. Senti un po', e i preti come si comportavano qui? Quello di Scalvaia, Sarperi, era un partigiano. I partigiani feriti, l'arma in chiesa, gli venivano i capanni. Era un partigiano, Sarperi. Poi c'era quelli che non erano, questo quindi travale il coso, i Marranci, nome non lo conosco. Lo conosco perché l'ho dimenticato, Marranci, credo. Di Asole del Sa. Ammazzarono il suo genero, il suo cognato e il suo nipote, aveva 14 anni, partigiani Piccardino, qui. Ammazzarono qui. Le spie a Montieri quando fu così, la partenza. Stoppa era andato nel Soveretano dopo il 25 Luglio, di luglio sì. del 43. E al A Frassine venire di c'era. Sì. organizzare. Se non che furono scoperti E ci fu la strage del Frassine. no, no, la storia infatti È venne dopo, dopo, un po' dopo. Ah, ho venne capito. dopo. Era di febbraio venne la storia infatti. Allora Stoppa, siccome il Gazzei di Radicondolo c'aveva il potere dove c'era centrale, c'era tre poteri, c'era uno dei centrali, di ordine, andò dal Gobbini, che era il suo fattore, il suo all'uomo di Tenerife. Lui stava a Piombino, ma veniva tutte le settimane a Radicondoli perché a Piombino c'era la fame. Gli procurava qualcosa, il fattore, dai, c'era tre Sì, certo. poteri, c'era la roba. Ci sarebbe un dottore, gli disse, e bisognava cercargli il posto. E allora lo portarono a Canonia, a Stoppa Giorgio, perché è il nome vero, è Sì, lo Stoppa so. E l'ho Giorgio. conosciuto, è livornese. Porca miseria, dai. Beh. Ma io se lo rivessi lo riconosco, eh. Ma non c'è più, è morto, No, quindi. lo so, ma so anche quando morì, so, la notizia arrivò subito. Ho capito. Allora, C'aveva quella vocina così. sì, era asilino Sì. e poi aveva una spalla anche un po' torta. Sì, è vero, sì. E vedi, Ricordo, sì. vedi, Sì, me lo che ricordo bene, dici? E lo vedo passare col trencio, l'orcaci, c'aveva la zona zuava e la spallina è. Quelle stoppa, basta che non riuscire. Poi io gli portavo il latte, ma non perché io l'ho saputo dopo. La mia nonna mi diceva: tanto bimbo vai a casa, c'è Irma Elena lì dietro la strada, farò le pecore, bovi, insomma. Dice: Bruna Canonica c'ha quella bimbina, gli muore di fame, non c'ha latte. Invece era per stoppa, capito? Ho capito. Sì, poi facevano il tramite, una gli allungava, Bruna veniva a prenderlo. E Stoppa aveva il latte, c'era la mucca in onda, capito? Perché la vigilia dell'area 43, questa registra, Avete, ma ce n'è ancora cosa? Sta ancora sì. registrando? La Sì. vigilia dell'area 43 è come fu. La milizia, il tenente Rinaldi di Siena, sparò alla casella, ma la vigilia dell'area 43, nelle finestre, bruciò il pagliaio, cercava Galgani Ah, il famoso Galganivo, Ivo. sì. Galgani Ivo. Ivo di Frosini era perché era figliolo della mia nonna, nipote della mia nonna, Ho era capito. cugino del mio zio. E portarono via il Mizzi Cesare perché mio nonno risparò la milizia dalla casa. Che dici? Che le fucilavano. E
portarlo da Mezzi Cesare perché era a casa della nonna. Poi c'aveva tre fratelli, non sapeva dove erano. Allora lo portarono a sera, uno di quelli della milizia, sentiva come la sapevano dritta, andate subito all'ostetria. L'ostetria sarebbe stata la nipote della moglie del mio zio, lo portarono via. Pistolesi Lidia. Andarono da lì e lì, e conosceva Chiurco tramite persone, e lo fucilarono. Chiurco il podestà di Siena sarebbe stato. Era il manager, era il professor Chiurco, sì, ma era il il capo, gran medico, sì, era famigerato. Sì, sì. Allora il discorso fu che quando poi di marzo e presero il suo nipote a Scalvaia, 17 ne fucilarono lì e due a Siena. Poi a Siena ce ne portarono quattro, ma due non le fucilarono perché non erano ancora arrivati alla leva, le Ah, rilasciarono, ho le capito. servizzarono alla sermetta. Il Sì. mio zio, sai, il Masi era in carcere col mio zio, è sempre vivo. Il mio zio no, ma il Masi è vivo, è anche del comitato dell'Ampia Siena. Lo conosco bene, era in carcere perché era comunista. Lui, no, gli altri da sera. Il zio non riconobbe il suo nipote, me l'aveva Da acconciato. quante ne erano andate? Ecco, ma magari adesso picchiate e basta. Ma scherzi davvero? Ma l'hanno Sì. serviziato. E il giorno dopo lo fucilarono. Lo fucilarono, poi lo vedono nella cassa, chiamava sempre mamma, incassettato. Gli spararono anche il colpo di cassa, l'avevano ucciso bene. Ho capito. Sette il lavoro. 57 pallottole addosso aveva. Madonna. E ti fa, che sia vero.